30 settembre, data della scadenza per la procedura di vendita di Nuova Banca Etruria e delle altre tre good bank nate dalla risoluzione di Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Marche, si avvicina, ma ancora permangono molti interrogativi. Sul futuro dell'istituto bancario aretino è intervenuta anche la FISAC CGL, stilando un proprio elenco delle priorità per Nuova Banca Etruria. Qualsiasi osservatore esperto ha rilevato che una scadenza così ravvicinata per un'operazione così complessa può essere il contrario di un'operazione fatta bene, può preludere ad un'operazione che non è chiusa bene. In secondo luogo, per noi contano molto i piani di rilancio della banca, come si fanno magari più attività, oltre che come si tagliano i costi. In terzo luogo, abbiamo assistito in queste ore a un rilancio di posizioni espresse o presuntamente espresse, attribuite a soggetti compratori potenziali di Banca Etruria e anche delle altre banche, nei quali si sosteneva che uno dei temi posti, cioè quello dell'esubero del personale, era sostanzialmente risolto perché c'erano le soluzioni. La cosa che vogliamo dire in questo momento è che dal minuto successivo alla eventuale vendita noi siamo il primo interlocutore con il quale ci si deve misurare. Si chiedono più ricavi, si chiedono più profitti, più margini, ma dietro questo segno più ci sono persone, lavoratori, che se formati, riqualificati e comunque messi in condizione di fare il proprio lavoro con piani industriali virtuosi saremo senz'altro all'altezza della situazione e della sfida, insomma. Chiedo a tutte le amministrazioni pubbliche, locali, politiche, di incominciare non solo a prendere atto di quello che può accadere, ma in particolar modo di muoversi, costruire vera e propria rete per veramente portare avanti gli interessi di questa città e della loro gente.